Questo programma vi è offerto da Agricola Zambelli, Lazio, Toscana, Umbria. Una cordiale buonasera amici sportivi e ben ritrovati all'appuntamento con Arezzo Sport, il primo appuntamento del 2014 che inizia come al solito con il calcio. Nei campionati professionistici vittorie e roboanti, la Ternana si impone nell'anticipo di sabato, grande vittoria in trasferta del Perugia sul campo del Gubbio nel derby, finisce addirittura in goleada 5-0. Bene anche il Castelrigone, mentre nei campionati regionali arriva la prima sconfitta della gestione Montenero per l'Orvietana, 2-0 in casa contro il Ferentillo, è una sconfitta sicuramente che peserà nell'economia del campionato. Nei tornei laziali invece nell'eccellenza la Viterbese Castrense vince 1-0, mantiene la leadership, campione d'inverno in coabitazione con il Rieti. Benissimo ancora la Vigor Acquapendente, 3-0 in casa, la formazione di Fatone continua a andare veramente a vele spiegate. Di questo e di altro parleremo adesso lì nella regia. Agricola Zambelli. Fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Questo spot è dedicato a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi e agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre e a chi non molla mai, perché loro sono quelli che vedono lontano, quelli che sperimentano sempre, quelli che credono nel futuro e non smettono mai di sognare. Vetria, vedere lontano. Mi sposo, per le foto e il video scelgo il meglio. Autover, rivenditore autorizzato Volkswagen, la garanzia della qualità. Ricerca, competenza, innovazione. Centro ricambi originali Volkswagen. Officine e personale specializzato. Autover è centro revisioni autovetture, express service e soccorso stradale. Autover, entra nel mondo della qualità Volkswagen, in via dei Vasari 2 ad Orvieto. Eccoci tornati in studio, allora velocemente vediamo quello che è successo in questo weekend sportivo. Partiamo dalla Serie B, nella 21ª giornata, come detto la Ternana torna a vincere, lo fa sul campo amico al Libero Liberati contro la Regina, finisce 2-1, una vittoria importante in chiave salvezza contro una diretta concorrente. Vediamo i risultati: Avellino Padova 2-1, Brescia Trapani 3-3, Carpi Juve Stabia 1-0, Cesena Modena 1-1, Cittadella Lanciano 1-2, Crotone Palermo 1-2, Novara Bari 0-1, Pescara Empoli 1-2, Siena Varese 1-1, Spezia Latina 1-4, Ternana Regina 2-1, al comando il Palermo con 40 punti, l'Empoli insegue a 39, Avellino 37, Pescara 34, Lanciano 33, Crotone 32, Cesena 31, Siena, Brescia, Trapani, Latina, Carpi e Spezia tutte a 30, Varese 27, Bari 23, Modena e Ternana 22, Cittadella 21, Novara 20, Padova 18, Regina 14, la Juve Stabia chiude con 9. Campionato di prima divisione Girone B, come detto era in programma il derby tutto umbro tra Gubbio e Perugia, bene, hanno avuto la meglio nettamente i Grifoni, roboante la vittoria 5-0 che consolida la leadership, risponde ovviamente alla vittoria del Frosinone
che mantiene ancora la scia a meno 2. 19esima giornata di risultati, Barletta Ascoli 1-0, Benevento Grosseto 3-2, L'Aquila Lecce 0-1, Pontedera Paganese 1-1, Gubbio Perugia 0-5, Frosinone Pisa 1-0, Catanzaro Prato 0-0, Nocerina Viareggio 1-0. In classifica il Perugia comanda con 38 punti, Frosinone 36, Catanzaro Lecce 30, Benevento L'Aquila 28, Pisa 27, Prato e Pontedera 25, Grosseto 22, Salernitana 21, Gubbio 20, Viareggio 17, Ascoli 15, Barletta 14, Nocerina 12. Paganese chiude la classifica con 10. Nella seconda divisione, nel girone B, è arrivata una sconfitta sul campo del Martina Franca per il Castelrigone. Si interrompe così la serie positiva, mentre in vetta Teramo e Cosenza vanno a braccetto. Teramo che però dovrà ancora recuperare il match contro il Foggia. Risultati: Sorrento Priglia 1-0, Poggi Bonzi Arzanese 2-2, Cosenza Casertana 2-2, Martina Franca Castelrigone 2-0. Gavorano Ischia 0-1, Versa Normanna Melfi 0-0, Messina Tutto Cuoio 1-0, Chieti Vigor Lamezia 0-0. In classifica Teramo Cosenza al comando 36 punti, Casertana 32, Foggia 31, Castelrigone 29, Melfi 28, Vigor Lamezia 27, Ischia 26, Poggi Bonzi 25, Chieti Versa Normanna 23, Messina 22, Tutto Cuoio Martina Franca Priglia 21, Sorrento 20, Arzanese e Gavorrano chiudono la classifica con 14 punti. 19esima giornata anche nel campionato di Serie D, nel girone nero in programma un match importante in vetta, pareggio tra le Toscane Pistoiese d'Arezzo, finisce in parità 1-1, mentre la Pianese non va oltre anche se il pari esterno sul campo del San Sepolcro, anche qui un gol per parte. I risultati della giornata: Pistoiese Arezzo 1-1, Olimpia Collegiana Bastia 1-0, Deruta Fiesole Galdine 0-3, Ostia Mare Lidio Flaminia Civita Castellana 3-4, Narnese Foligno 1-1, Pontevecchio Gualdo 1-3, Spoleto Giolli Montemurlo 0-0, San Sepolcro Pianese 1-1, Scandicci Trestina 0-0. In classifica la Pistoiese comanda con 45 punti, Pianese 40, Arezzo 38, Foligno 36, Scandicci 31, Calligiana 28, Ostia Mare Lidio 27, Giolli Montemurlo 26, Trestina 25, Bastia 24, Gualdo Casa Castalda 23, San Sepolcro 22, Flaminia Spoleto 21, Fiesole 19, Narnese Pontevecchio 13, il Deruta chiude la classifica con 11 punti. Scendiamo nei campionati regionali, partiamo dall'eccellenza regionale Umbra, anche qui Torgiano che rimane al comando, 1-1 per la capolista sul campo del Villa Biagio nello scontro diretto, ne approfitta l'Angelana che vincendo in casa si inserisce in seconda piazza. 17esima giornata, Nestor Cannara 1-1, Angelana Clituno 3-2, Casteldelpiano Pierantonio 3-2, GM10 San Venanzo 1-4, Todi San Marco Juventino 1-0, Group Castello San Sisto 0-0, Nocera Umbra Subasio 0-0, Villa Biagio Vistorgiano 1-1. Al comando della classifica c'è il Torgiano con 32 punti, Angelana 31, Villa Biagio 29, Nocera Umbra 27, Subasio 26, Group Castello 24, Nestor 23, San Sisto 22, Cannara GM10 20, San Marco e Todi 19, Casteldelpiano San Venanzo 18, Clitunno e Pierantonio chiudono la classifica con 16 punti. Ci trasferiamo momentaneamente nel Lazio, vediamo eccellenza e promozione girone A. Nell'eccellenza la Viterbese batte come detto il Villanova 1-0, Cerone va in panchina per dare spazio alla coppia Polani-Vegnaduzio, questa è la principale novità emersa sulla formazione del tecnico Solimino. La Viterbese tiene in mano il pallino del gioco, viene annullata anche una rete con Vegnaduzio, costruisce due buone occasioni con una punizione di Giannone, una sforbiciata di Gubinelli nel primo tempo con Saporetti, si presenta tu per tu davanti all'estremo difensore giallobru in un paio di circostanze. D'inizio ripresa è il tiro a botta sicuro di Nanni che trova il riflesso di Boccolini e dopo tanta sofferenza al 40esimo arriva il gol del vantaggio firmato proprio da Gubinelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una vittoria importante, come detto, perché risponde a quella del Rieti in mattinata. I risultati anche qui della 17esima e ultima del girone di andata: Fontenuova Football Club 3-2, Fregene Rieti 2-3, Grifone Monteverde Empolitana 2-0, la Dispoli Civitavecchia 1-0, Monteceglio Sorianese 1-1, Montefiascone Città di Cerveteri 1-2, Monterotondo Caninese 1-1, Real Monterosi Città di Monterotondo 2-3, Viterbese Castrense Villanova 1-0, risultati importanti con le vittorie di Monterotondo e Cerveteri che rallentano le dirette inseguitrici delle due battistrada che sono Rieti e Viterbese Castrense
con 37 punti, la Dispoli 31, Real Monterosi 30, Nuovo Serenese 29, Villanova 28, Football Club 26, Civitavecchia, Grifone, Monteverde 25, Città di Cerveteri e Montecelio 20, Montefiascone 19, Empolitana e Monterotondo 15, Caninese e Fregene 14, Città di Monterotondo e Fontenuova chiudono la classifica con 12 punti. E come detto in apertura, nel campionato di promozione, anche qui nel girone A, la Vigor Acqua Pendente consolida nettamente il primato. Già la scorsa settimana il recupero, la formazione di Fatone aveva battuto in rimonta la Virtus Bolsena, stavolta contro il Futboriano arriva un rotondo 3-0 e primato a più 8 sul Monte Spaccato, che nella giornata odierna torna a vincere in casa contro la Sabina. I risultati: Anguillara Boreale 0-0, Atletico Fidene Corneto Tarquinia 3-0, Fiano Romano Virtus Bolsena 0-0, La Storta Accademia Calcio Roma 2-0, Monte Spaccato La Sabina 1-0, Ronciglione Contigliano 1-0, Tor di Quinto Atletico Vescovio 2-2, Valle del Tevere Piano Scarano 4-0, Vigor Acqua Pendente Futboriano 3-0. In classifica al comando la Vigor con 46 punti, Monte Spaccato 38, Valle del Tevere 37, Ronciglione 31, Fiano Romano 28, Atletico Vescovio Boreale 24, La Storta 23, Atletico Fidene, Tor di Quinto 22, Corneto Tarquinia 20, La Sabina e Bolsena 19, Futboriano 16, Anguillara 12, Piano Scarano Contigliano 11, l'Accademia Calcio Roma chiude la classifica con soli 6 punti. Ci trasferiamo in Umbria, torniamo al campionato di promozioni, due gironi, partiamo dal girone A, che qui 17esima giornata, tutti i risultati. Pietralunghese Ellera 2-0, Tiberis Madonna dell'Alte 3-3, Lama Sant'Erminio 3-0, Corciano San Lorenzo Lerchi 1-3, Trasimeno Alfabrica 3-0, San Secondo Ventinella 0-1, Ponte Valle Ceppi Virtus San Giustino 0-2, Visfossato Vis Casa del Diavolo 1-1. Classifica a dir poco incerta con quattro formazioni al comando. Sono Ventinella, Madonna dell'Atti, Vis Casa del Diavolo e Virtus San Giustino tutte a 31, poi Lama e San Secondo 29, Pietralunghese 27, Trasimeno più staccato a 22, Valfabbrica 21, Ponte Valle Ceppi 20, Corciano 19, Fossato 18, Sant'Erminio 17, San Lorenzo Lerchi 16, Tiberis 13, Lellera chiude la classifica con 10 punti. Girone B, come detto in apertura, arriva la prima sconfitta della gestione Montenero per l'Orvetana, 2-0 in casa contro il Ferentino, una sconfitta che sicuramente peserà nell'economia del campionato, una sconfitta contro una formazione sulla carta decisamente abbordabile, penultima in classifica, un'Orvetana che invece veniva da una serie positiva, adesso il distacco dalla vetta si allunga a più 7. 17esima giornata di risultati, Campidello MC 98 2-1, sospeso il match tra Nuovo Gualdo Bastardo e Assisium, Real Virtus Bevagna 0-2, Orvetana Ferentillo 0-2, Arrone Colle Pantalla 1-2, Merina Olimpia Tyrus 2-1, Massa Martana Strettura 4-1, Grifo Canara Torchiaggina 2-1. Al comando il Massa Martana 38 punti, Campidello 35, MC 98 32, Orvetana 31, San Valentino Olimpia Tyrus 27, Arrone Bevagna 24, Nuova Gualdo 22, Assisium, Grifo Cannara, Torchiaggina 20, Colle Pantalla, Real Virtus 19, Amerina 18, Ferentillo 15, Strettura 87, chiude con 2. Campionato di prima categoria, anche qui giornata decisamente negativa per le portacolori, il Cigonia perde a Trevi, finisce 2-0, mentre in vetta il Macchie allunga decisamente, vittoria in trasferta e più 7 sulle dirette inseguitrici. I risultati della 17esima giornata: San Gemini Cascia 2-2, Trevi Cigonia 2-0, 4 Castelli Valnerina Fornolese 3-0, Ducato Macchie 0-1, Real Avigliano Montefalco 0-1, Montefranco Nuova Fulginium 0-0, Colonia Real Quadrelli 0-3, Montecastello Vibio Tiber 2-2. Al comando il Macchie con 41 punti, Nuova Fulginium 34, Real Quadrelli 33, Real Avigliano 31, 4 Castelli Valnerina 29, Fornolese 27, Montefalco, Montefranco, Cigonia 23, Ducato e Montecastello Vibio 20, Trevi 19, Cascia 18, Tiber 17, Colonia 10 e il San Gemini chiude con 8. Campionati di seconda categoria, partiamo dal girone B, decisamente negativa la giornata con la sconfitta del Fabro, mentre la Roma Aumenti ottiene un punticino in trasferta sul campo del Panicale. Risultati: 17esima giornata, Fabio Mugnano 1-2, Pietrafitta Real Deruta 0-1, Bagnaia Real Sant'Orsola 2-1, Panicale Romeo Aumenti 1-1, Tuoro Sant'Arcangelo 3-1, Passignano San Nicolò 1-0, Sant'Angelo di Celle Spina 1-0, Mantignana Vitellino 1-0. Al comando della classifica il Sant'Arcangelo con 37 punti, Real Deruta 35, Tuoro 33, Bagnaia 30, Mugnano e Vitellino 26, Fabio Sant'Angelo di Celle 23,
Real Sant'Orsola 22, San Nicolò 21, Passignano 19, Pietrafitta Mantignana 17, Spinaro Momenti 15, il Panicale chiude la classifica con 10 punti. E chiudiamo la seconda categoria con il girone D, con il Terni Est che batte in trasferta il Bascicalupo, approfitta dello stop del Giove che si impone in trasferta. Entrambe, il distacco tra le due battistrada rimane di 3 punti. 17esima giornata di risultati: Junior Campomaggio Stroncone Atletico Spoleto 4-0, Superga 48 Castello 1-0, Del Nere Giovani Campidello 1-1, Robur Cervino Giove 0-1, GRS Terni Lugnano Teverina 4-0, Bosico M8 0-2, Alviano Trigoli 1-1, Bascicalupo Terni Est 0-1. Comanda la classifica il Terni Est, 41 punti, Giove 38, Junior Campomaggio Stroncone Del Nera 32, Castello e GRS Terni 28, Alviano 25, Bascicalupo 22, M8 e Superga 21, Giovani Campidello e Spoleto 18, Robur Cervino 17, Otrigoli 16, Bosico 15, Lugnano in Teverina chiude la classifica con 10. E chiudiamo questa lunga rassegna di risultati di calcio con la terza categoria nel girone C, pareggio per la capolista Guardegio, un pareggio esterno, sorride il Castel Giorgio, quindi che osservando il turno di riposo non vede scappare la capolista che rimane a più 2. 13esima giornata, Tiglianese Guardegio 2-2, rinviato il match tra Castel Viscardo e Porchiano, Federico Mosconi Parrano 1-1, Montecchio e Larga Mars 2-0, Penna Poranese 2-2, Montecabione Allerona 1-3. Ha riposato, come detto, la Virtus Castel Giorgio, al comando c'è il Guardegge con 25 punti, Castel Giorgio 23, Poranese 22, Via Larga Mars 18, Federico Mosconi 17, Attiglianese Montecchio 16, Porchiano 15, Allerona 14, Parrano, Montecabione 12, Penna 11 e il Castel Viscardo chiude la classifica con 2. Calcio a 5 volley nella seconda parte, subito dopo la pubblicità. Zambelli, fondata tra gli anni 60 e 70 da Giovanni Zambelli, è un'azienda all'avanguardia nella produzione e vendita di cereali e tra le maggiori fornitrici di uva per il vino Orvieto Classico DOC, in particolare con la cantina Bigi del gruppo Italiano Vini. Agricola Zambelli, località Botto 23, Canale di Orvieto, telefono 0763 29010. Mi sposo, per le foto e il video scelgo il meglio. Autover, rivenditore autorizzato Volkswagen, la garanzia della qualità. Ricerca, competenza, innovazione, centro ricambi originali Volkswagen, officine e personale specializzato. Autover è centro revisioni autovetture, express service e soccorso stradale. Autover, entra nel mondo della qualità Volkswagen, in via dei Vasari 2 ad Orvieto. Eccoci rientrati velocemente, calcio a 5 nella Serie A2, nella 15esima giornata è ancora vittoria per la battistrada Orte che si impone in trasferta, bene anche Latina, perde il Corigliano, si accorcia la vetta.
I risultati: Fuente Lucera Corigliano 4-2, Rossano Latina 2-5, Futsal Potenza Libertas Eraclea 2-3, Cireale La Cascina Orte 3-5, Catania Torrino 2-2, Isernia Augusta 4-2, riposato il Salinis. In classifica Latina e La Cascina Orte e Corigliano tutte a 34 punti, ma il Latina rispetto alle altre due ha una gara in meno. Fuente Lucera 26, Salinis 21, Isernia 18, Libertas Eraclea 17, Cireale Catania e Rossano 16, Roma Torrino e Futsal Potenza 10, l'Augusta chiude con 7 punti. Nella Serie B, nel girone D, in programma la trasferta a Fondi per il Nursia, si impone con un bel 4-1 la formazione di Coccia, mentre la Real Torgenese in campo nel posticipo, in vetta il Prato Rinaldo impatta in trasferta. I risultati della giornata: l'Acquedotto Roma Elmas 6-1, Virtus Fondi Nursia 1-4, Foligno San Bartolomeo 8-0, Ariccia Prato Rinaldo 3-3, ATS Sporting Lodigiani 5-7, come detto il posticipo è tra Futsal Isola e Real Torgenese, al comando il Prato con 25 punti, Ariccia 24, l'Acquedotto 23, Futsal Isola e Lodigiani 21, Nursia 19, Foligno 18, Real Torgenese Elmas 16, San Bartolomeo 7, ATS 6, Virtus Fondi chiude la classifica con 3 punti. Scendiamo di categoria, passiamo ai campionati regionali. Nella Serie C1 vittoria roboante nel derby per l'Oasi Orvieto che batte il Monteleone 7-3 per la formazione di Egisto Seghetta, mentre per quanto riguarda il Castel Giorgio sconfitta a Ponte Valle Ceppi sul campo del Free Time. In vetta la classifica il Ghecce allunga solitario in virtù anche della clamorosa sconfitta interna del San Sisto ai danni del Futsal Todi. Risultati della seconda di ritorno, 17esima nel totale: Oasi Orvieto Monteleone 7-3, Ghecce Futsal Gubbio 5-4, Insula Romana Grifoni 6-11, Perugia Calcio 5-1-10, Ponte Valle Ceppi Castel Giorgio 6-3, San Sisto Futsal Todi 3-5, Virtus Gualdo La Valletta 3-3, Calvi Nova Gualdo Bastardo 6-1. Al comando della classifica c'è il Ghecce con 42 punti, Perugia Calcio 5-39, San Sisto 37, Futsal Todi 31, Futsal Gubbio 30, Oasi Orvieto e Free Time 26, Calvi 24, La Valletta 23, Perusia San Terminio 20, Grifoni 19, Castel Giorgio Monteleone 18, Nuova Gualdo Bastardo 14, Virtus Gualdo 11, Insula Romana chiude con 3. Serie C2 nel girone B, anche qui si giocava la seconda di ritorno, al comando la Futsal Ternana che nonostante tutto perde una occasione ghiotta per allungare ulteriormente in vetta, arriva una sconfitta per la capolista a Norcia, finisce 6-3, la Climeriano fa il suo dovere battendo in casa l'Orte Futsal e quindi il divario adesso si riduce a più 7. I risultati: Città di Orte Giove 7-2, Narni Sport Center Ponte San Lorenzo 6-2, Deruta Saxum 4-2, Celeti Terni Montegabbione 3-4, Liberta Stacito Massa Martana 2-2, Città di Norcia Futsal Ternana 6-3, Aglimeriano Orte Futsal 6-1, Pievese Clusium 4-2. In classifica Futsal Ternana al comando con 46, Aglimeriano 39, Orte 34, Città di Norcia 30, Massa Martana 28, Orte Futsal 27, Pievese Narni Sport Center 26, Celeti Terni Deruta 25, Tacito Terni 23, Ponte San Lorenzo 22, Montegabbione 19, Saxum 11, Clusium 5, Giove chiude con 4. 12esima giornata anche nella Serie D, vediamo i risultati con il Sugano che torna a vincere nel turno odierno. Sport interni Futsal Foligno 3-6, Scheggia Osma Oratorio Santa Maria 8-2, Valdum Ponte Pattoli 3-4, Subasio Cico Mendes 3-4, Real Cariaggi Sigillo 4-5, Sugano Polisportiva Gubbio 4-2, Futsal Laurentina Casaglia 9-5, Pietralunghese Virtus Castel del Piano 4-6. Al comando il Real Cariaggi con 27 punti, Casa del Piano 25, Futsal Foligno 24, Sigillo Casaglia 22, Ponte Battoli 20, Futsal Laurentina 19, Scheggia Sugano 17, Gubbio 16, Oratorio Santa Maria 15, Sport Interni 14, Pietralunghese 13, Valdum 9, Cico Mendes 7, Subasio chiude con 6. E chiudiamo questa lunga rassegna di risultati con il volley di Serie B2, due posticipi nel programma di questa sera,
con la formazione del Casciavola Pisa contro il Castelfranco, e l'altra proprio la formazione della Zambelli Orvieto che affronterà in trasferta il gruppo Lupi San Miniato. Per quanto riguarda invece gli avversari della formazione orvietana, Riotorto Livorno Montevarchi finisce 2-3, Capanno ritorna a vincere contro l'Astra Firenze 3-0, Marciano perde in casa contro l'Acqua Bolgheri Cecina 1-3, Pallavolo Ternana torna a vincere contro il Falegno di Codalucca 3-0, mentre il Montesport, e questo sicuramente è il risultato più interessante della giornata, perde in casa contro il Quarata Pistoia 1-3. In classifica comandano Zambelli Orvieto e Capanneri con 27, Zambelli chiaramente una gara in meno in programma proprio questa sera, Acqua Bolgheri Cecina 24, Montesport 23, Montevarchi e Quarata Pistoia 22, Castelfranco 20, Pallavolo Ternana 18, Astra Firenze 17, Riotorto Livorno 16, Casciavola Pisa 6, Gruppo Lupi San Miniato 3, Volley Delta Lucca e Marciano chiudono con 0. E con questa nota si chiude anche l'appuntamento odierno di Area Sport. Un ringraziamento a Dietro le Quinte, alla regia di Michele Pelliccia, alla redazione, in redazione Alessia Cardinali. Grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domenica prossima. Questo programma vi è stato offerto da Agricola Zambelli, Lazio, Toscana, Umbria.